Buongiorno, benvenuti all'aggiornamento di strategia di Pictet Asset Management per il mese di dicembre. Referendum italiano, Banca Centrale Europea e Federal Reserve sono i leitmotiv di questo mese e nel momento in cui registriamo questo video abbiamo appena conosciuto l'esito del referendum italiano con la netta vittoria del no. Le implicazioni politiche stanno per essere discusse proprio in queste ore, mentre le implicazioni di mercato sono state pressoché nulle. Difatti, i mercati finanziari si erano presi un ampio margine di sicurezza sul referendum italiano, scontando oramai da diverse settimane, se non mesi, proprio l'esito del no. Per questo la borsa italiana perde circa un punto percentuale, gli spread sui titoli di Stato allargano ma senza drammi e su tutto questo per cui vige anche una calma valutaria che si è interrotta solo per rarissimi momenti nel corso della seduta notturna in cui la liquidità del mercato è meno presente. Passiamo quindi all'analisi del prossimo punto di svolta che sarà quello della Banca Centrale Europea, da cui ci si attende un prolungamento del quantitative easing. Sono in discussione anche alcune manovre tecniche per cui sulla possibile alterazione di regole di acquisti, ma su questi temi ci sarà probabilmente ancora da attendere, mentre il prolungamento è dato per certo. A legislazione vigente il quantitative easing dovrebbe finire a marzo 2017, ma è possibile attendersi per cui almeno altri 6 mesi. Per quanto riguarda la consistenza degli acquisti, il dibattito è ancora aperto. Segnaliamo come, essendo la BCE, si preferisca tenere aperto il quantitative easing a lungo, magari con ammontari minori, piuttosto che il contrario di questo. Per quanto riguarda la Fed, invece, oramai il mercato sconta pienamente il rialzo di dicembre e sconta con buona probabilità anche 2 rialzi nel corso del 2017. Anzi, volendoci raccontare tutta la storia, la curva obbligazionaria oramai abbraccia in pieno il sentiero dei tassi di interessi previsti, i famosi pallini, i DOTS, dalla Federal Reserve stessa. Questo dove ci porta? Ci porta alla considerazione che le condizioni finanziarie si sono ristrette in maniera importante negli Stati Uniti, con un rialzo dei tassi di 50 punti base, un rafforzamento del dollaro significativo. E questo dove, che cosa ci lascia immaginare? Beh, ci lascia immaginare che sarà nell'interesse della banca centrale probabilmente non voler ulteriormente creare turbolenze sul mercato obbligazionario, anche perché il 2017 sarà l'anno della verifica della nuova amministrazione. Su questo tema occorre segnalare un punto importante. I mercati si sono comportati come se la famosa Trumpnomics, per cui uno stimolo fiscale importante sia in termini di spesa per infrastrutture e di taglio delle imposte a famiglie e aziende, sia già in atto. Questo è evidente dalla performance settoriale e dalla performance del mondo obbligazionario. Per quanto riguarda i settori azionari, la parte ciclica, per cui titoli industriali, titoli dei materials, hanno sovraperformato in maniera imponente i settori più difensivi. Tutto questo esprime una certezza assoluta che la Trumpnomics, certezza assoluta da parte dei mercati, che la Trumpnomics sia attuabile, ma se non addirittura già attuata. Ecco, tutte le volte che ci troviamo di fronte a certezze assolute dei mercati, la nostra filosofia di investimento ci porta a dubitare, per cui non cavalchiamo ulteriormente il tema dei titoli ciclici e di ulteriori riduzioni aggressive di durata finanziaria e ci attendiamo da questo punto di vista una stabilizzazione. Il 2017 sarà in conclusione l'anno della svolta in cui da mercati ordinati dalle banche centrali si passerà alla attenzione sul tema della politica fiscale. L'ordinato svolgimento di questo passaggio del testimone sarà il tema dominante degli investimenti del 2017. Essendo questa l'ultima occasione di incontro virtuale dell'anno, vogliamo coglierla per augurarvi un sereno Natale e un buon inizio di 2017.